Il Palazzo di Città chiude definitivamente la questione in sospeso con la società che si era occupata dell'organizzazione del concerto di Laura Pausini e che aveva programmato la tappa di Tiziano Ferro all'Arena della Vittoria. Secondo quanto affermato dalla compagnia, doveva essere rimborsato solamente il 2% sulla vendita dei biglietti dello spettacolo della famosa cantautrice italiana e ciò è avvenuto con un bonifico nella mattinata di oggi. I fan di Tiziano Ferro possono quindi ancora sperare nella riuscita del concerto in programma per il 5 luglio, anche se il comune non ha concesso ad oggi le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso. Il comune di Bari sta dunque impartendo istruzioni per il pagamento di una quota anticipata che la società deve versare prima di continuare con l'organizzazione dell'attesissimo concerto.